Buongiorno, qualche giorno fa abbiamo messo un post che incomincia a descrivere quello che è il desiderio e la volontà di ripartire anche con un petalo importante che fa parte del mondo gourmet make-up, a cui io tengo tantissimo, che è la parte della formazione. Fino al 2019 gourmet make-up contava di almeno due stagionalità in cui si riuscivano ad organizzare dei bellissimi workshop che erano destinati a quella che è la specifica, no? Alla specializzazione da parte delle MUA che accedevano o chiaramente nel mondo fashion o nel mondo wedding. Non devo aggiungere altro rispetto a quello che è accaduto a tutti noi dal 2020 ad oggi. Ma il 2023 è un po' con la voglia della speranza, un po' con la voglia proprio di riniziare a rifare gestualità belle che portavano dei bei risultati e portavano soddisfazione anche a tante persone. Abbiamo deciso di ripartire con una formazione migliorata, chiaramente. E qual è stata l'idea? L'idea è stata proprio quella di iniziare dal mondo fashion, quindi dalle prossime sfilate di febbraio, in collaborazione con Emerging Talent, di cui Vormakeup è partner ufficiale ormai da oltre 5 stagioni. Vormakeup ha al suo interno, nel corso del tempo, ha formato un Vorteam. E sono tutte le MUA che non solo sono uscite dalle varie Vore Academy presenti in Italia, ma anche da quelle ragazze che, anche scegliendo percorsi basici di formazione di natura diversa, sono arrivati a me e al mondo Vore Makeup tramite appunto gli workshop di cui vi parlavo prima. Il Vore Team ha chiaramente una grande importanza per quanto mi riguarda, sia perché ha tutti i prodotti Vore con cui lavora, sia perché li sa usare. Molte di voi nel corso del tempo ci hanno mandato su info@vormakeup la richiesta di partecipare alle sfilate. E ogni volta che arriva una richiesta in tal senso, da una parte è una soddisfazione, dall'altra, dovendo anche richiedere chiaramente per poter partecipare di acquisire quelli che sono i prodotti Vormakeup con cui io lavoro esclusivamente, è chiaro che non è facile inserire, lo capisco ragazzi, all'interno di ognuno di voi quello che è un kit aggiuntivo oltre quello che sono i prodotti con cui voi lavorate normalmente. Però a me premeva, per l'alta professionalità con cui io mi muovo normalmente, per quella che è anche l'abitudine di tenere a cura quelle che sono le persone che fanno parte del mio team, specificare quali sono le modalità di partecipazione a questa masterclass. Per prima cosa sul sito Vormakeup sono state inserite le info in dettaglio e la descrizione di partecipazione. Mi preme però sottolineare una cosa per evitare, come al solito, che ci siano delle incomprensioni a cui io non voglio assolutamente che si arrivi. È stata creata una masterclass proprio perché è impossibile per me far partecipare qualcuno alle sfilate senza che io valuti l'expertise della persona, quindi l'esperienza o comunque la manualità che bisogna avere per far parte di un Vore Team dedicato a quella che è la sezione catwalk o editoriali. Cosa ben diversa da chi invece accede in quello che è un mondo wedding o mondo beauty che fa parte semplicemente di armocromia e che ha necessità di altri tipi di specifiche e di qualità. E secondo, proprio perché la masterclass permette a tutte le persone di accedere in maniera trasparente a quello che è un lavoro importante da svolgere. Quindi il mio chiarimento in tal senso vuole portare tutti quanti voi a pensare e riflettere su quello che è il vostro futuro, su quelle che sono le scelte importanti da fare, tenendo sempre in considerazione che per partecipare a una sfilata non bisogna mai e poi mai pagare. Quindi diverso è la natura di abbinare una formazione che permetta a tutte voi di portare più esperienza, più tecniche nel vostro lavoro e di poterle mettere subito in campo con la sfilata organizzata il 25. Vi aspetto numerose su info@vormakeup per tutte quelle che possono essere le specifiche di cui ancora avete bisogno e tutto il mio team sarà pronto a rispondervi. Vi aspetto.